Bentornati nell'area informativa podcast di Confcommercio Vicenza. L'approfondimento dei temi di attualità e di maggiore interesse per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Buon ascolto. Buongiorno a tutti, io sono Pietro Mingotti, fondatore di Fuel Lab, agenzia partner di Google, Trustpilot e Confcommercio, specialista di Search Network, Performance Marketing Digitale e Data Science. Oggi parliamo della modellazione del business digitale e di quanto sia importante per riuscire ad avere effettivamente successo online con la propria impresa. La pandemia, al netto di tutti gli aspetti negativi e l'impatto sull'economia e la salute pubblica che già tutti conosciamo, ha avuto, se l'ha avuto, un aspetto positivo nell'aprire gli occhi all'Italia, e parlo soprattutto dell'Italia del commercio, della piccola e media impresa, del business to business, su quanto importante sia la digitalizzazione competitiva dell'impresa. E in qualche modo l'Italia si è ritrovata un po' fanalino di coda rispetto al resto dell'Europa e del mondo, non tanto per la digitalizzazione di quello che è magari la burocrazia, infatti i rapporti con la pubblica amministrazione, anzi l'Italia è il pilota in Europa per tantissime tecnologie di questo tipo, come la PEC, piuttosto che le marche temporali e altre tecnologie di questo tipo. E tuttavia, dal punto invece di vista della digitalizzazione dell'impresa a livello commerciale, a livello di performance e a livello di business, siamo rimasti un po' indietro. E infatti abbiamo visto tutti quanti, durante e dopo l'inizio della pandemia, un prodigarsi di pubblicità che promettono fatti un e-commerce e ospitalo magari sul nostro spazio online e diventerai ricco. E abbiamo scoperto che purtroppo non è così semplice. Non è così semplice in quanto, al di là dello strumento e-commerce che ci può permettere di riuscire a vendere online e a raggiungere, è verissimo, moltissimi più clienti, una platea enorme di clienti in tutto il mondo, è anche vero che, come c'è il nostro sito web a voler essere trovato online dal nostro cliente ideale, ce ne sono altrettanti 5, 6, 10 miliardi. Si stima oggi che esistano circa 10 a 15 siti web monetizzabili per ogni persona connessa in rete. Quindi questo significa che purtroppo è un punto d'arrivo quello di creare l'e-commerce, di creare una strategia di acquisizione commerciale sfruttando la pubblicità su Google, su Facebook, su Amazon e su tutti i placement digitali che abbiamo. Ma prima ancora di occuparci di dove andare ad apparire, per chi e con cosa, dovremmo capire cosa si aspetta oggi l'utente dalla sua esperienza digitale. Molto spesso capita che quando andiamo a fare formazione in azienda oppure con qualche nuovo cliente, scopriamo che il cliente cerca di avere un'ottimizzazione della performance dei canali di marketing che ha già aperto. E per quanto questo sia sempre necessario ed è un lavoro costante che va sempre mantenuto, molto spesso queste aziende stanno cercando di riproporre gli stessi identici prodotti e servizi dell'era pre-digitale nel mondo del digitale. E questo purtroppo non funziona quasi mai. Questo non significa che non sia possibile continuare a vendere i vostri prodotti o fornire i vostri servizi e che voi dobbiate completamente stravolgere la vostra attività. Significa riuscire a studiare quei modelli di business che funzionano davvero ed aggiornare l'offerta commerciale o dei servizi della propria azienda secondo i crismi del modello di business principale, del quale parliamo infatti sia nel webinar che abbiamo fatto con ESAC che nel blog post che trovate sul sito di Confcommercio Vicenza, della servitizzazione, ovvero dell'everything as a service, che permette di usare il prodotto o il servizio come porta d'ingresso necessaria al cliente per accedere a una serie di altri servizi aggiuntivi. Oppure di sfruttare modelli di business basati, ad esempio, ma non solo, sul modello di business gratuito, sul modello di business freemium o sul dropshipping, sull'affiliazione e tutti gli altri modelli dei quali parliamo appunto sia nel corso che nel webinar e di come siano tutti legati all'unica metrica che oggi fa davvero la differenza, ovvero al di là di avere un prodotto o un servizio della quale c'è domanda sul mercato. È necessario che la nostra azienda, la sua offerta, si presentino sul mercato digitale con una veste idonea alla user experience, all'esperienza utente e all'identità del suo cliente ideale.
Per oggi è tutto. Vi ricordo che potete approfondire la lettura di questo argomento sul blog di Confcommercio Vicenza e negli aspetti più tecnici sul blog di Fuel Lab. Io sono Pietro Mingotti, vi ringrazio dell'ascolto e ci sentiamo di nuovo qui sul podcast di Confcommercio Vicenza il mese prossimo con un'altra pillola di digital marketing.